Buongiorno a tutti e bentornati al nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Portiamoci subito sulla situazione dei listini americani, nello specifico dell'S&P 500. Ieri, dopo un avvio piuttosto debole di seduta, soprattutto a seguito della negatività che abbiamo registrato in Europa, Wall Street durante la seconda parte di giornata è riuscita a rimbalzare, a chiudere così in territorio positivo, riguadagnando quantomeno parte delle perdite registrate nella seduta di venerdì. L'indice migliore è stato sicuramente il Nasdaq, l'indice tecnologico in salita di oltre mezzo punto percentuale. Positivi hanno chiuso col segno più anche Dow Jones e S&P 500. Come potete vedere, il mercato nella prima parte di giornata, dopo la formazione di questo gap down in apertura della seduta asiatica, praticamente a mezzanotte di domenica, è andato a richiudere appunto questo buco nelle quotazioni e ha registrato questo piccolo rimbalzo. Attualmente ci troviamo in area 1412,7. Ecco, e ci attendiamo comunque che questa tendenza ribassista proseguita per tutta la scorsa ottava, salvo appunto questa fase di rimbalzo che però è stata velocemente rinnegata, potremmo così dire, nell'ultima seduta di settimana, venerdì, dove abbiamo registrato forti vendite. Ecco, ci attendiamo una prosecuzione di questa tendenza ribassista che potrà riportare nelle prossime ore, nelle prossime giornate, un nuovo movimento discendente che verrebbe confermato soprattutto in caso di rottura ribassista del supporto a 1398. In questo caso avremo un ulteriore allungo fino a 1386-1383. Ecco, questi rappresentano dei livelli supportivi molto molto interessanti, a nostro avviso i target ribassisti del movimento da cui successivamente potrà configurarsi un nuovo movimento rialzista, quantomeno di rimbalzo, fino almeno ad area 1424. Oggi ovviamente sarà un giorno molto importante per quanto riguarda sia Wall Street, ma interamente tutti gli Stati Uniti d'America, in quanto si terranno le elezioni presidenziali. Ecco, i sondaggi parlano ancora praticamente di un testa a testa tra i democratici e i repubblicani. Ecco, insomma, ovviamente tutta l'attenzione di tutta l'America, di tutto il mondo e poi nello specifico anche di Wall Street, sarà sicuramente rivolta appunto all'esito delle elezioni e ai risultati che incominceranno a conoscersi in tarda serata e con ogni probabilità nella mattinata di domani. Andiamo a vedere adesso la situazione sui mercati europei. Ecco, ieri abbiamo registrato viceversa se Wall Street è riuscita a rimbalzare rispetto alla negativa seduta di venerdì. Ieri forti vendite in tutta Europa, soprattutto per i paesi periferici, Madrid che è stata la peggiore in Europa e subito dopo a seguire Piazza Affari che ha registrato un meno 1,40%. Performance negativa anche per il DAX di Francoforte, anche se sicuramente con maggiore forza relativa, comunque in quanto ha perso circa mezzo punto percentuale. Vedete come si è comunque proseguita questa tendenza ribassista a seguito del test degli importantissimi livelli di resistenza posti tra 7378 e 7383, tendenza che sta tornando appunto nuovamente al ribasso, scusate, dopo questa breve seduta di rimbalzo appunto registrata nelle ore precedenti. Attualmente ci troviamo in area 7330, lasciamo assolutamente inalterati i nostri obiettivi per le prossime ore, fissati a 7289, che vi ricordo è tuttavia solamente un supporto intermedio, e viceversa il target vero e proprio fissato a 7257 punti. Situazione a Piazza Affari, vedete una chiarissima tendenza ribassista registrata in tutta la seduta di ieri, una seduta chiaramente direzionale che ha portato Piazza Affari a raggiungere i nostri primi due obiettivi: 15.500-15.463. Attualmente siamo ancora prossimi proprio a questi livelli, ad area 15.500. Ecco, il livello chiave da monitorare per le prossime ore sicuramente definiamo ancora una volta 15.388. Massima attenzione perché in caso di violazione ribassista anche di questo supporto, la tendenza proseguirebbe nuovamente a ribasso con il raggiungimento di 15.098. 15.055, che vi ricordo sono comunque dei target minimi del movimento.
Spostiamoci alla situazione del mercato valutario, del Forex. Movimento molto interessante sviluppatosi nella nottata proprio tra dollaro australiano e dollaro americano. Questo perché? Perché la banca centrale australiana, nonostante le previsioni degli analisti stimavano un possibile ulteriore taglio di un quarto di punto percentuale, hanno lasciato viceversa invariati tassi di interesse al 3,25%. Ciò ha consentito ovviamente durante la nottata questo ottimo movimento rialzista. Abbiamo raggiunto il nostro primo target di breve termine in area 1,0382 e soprattutto generato poi successivamente un ulteriore segnale molto positivo con la relativa conferma del superamento della successiva resistenza passante a 1,0417. Questo è un nuovo segnale chiaramente positivo che potrà definire una tendenza rialzista nelle prossime ore, nelle prossime giornate, riportando così la divisa australiana fino ad area 1,0520, 1,0540, che sono i primi due livelli rilevanti di resistenza. È iniziata e proseguita la fase correttiva viceversa sul cross valutario dollaro americano contro yen giapponese. Siamo arrivati proprio qualche istante fa a testare anche l'area psicologica di 80, a cui sta seguendo un leggero tentativo di rimbalzo. Ecco qua, anche in questo caso confermiamo i nostri target ribassisti a 79,03. Situazione dell'euro-dollaro rimane assolutamente negativa dopo la violazione del supporto ieri a 1,28 e 24. Vedete, ci troviamo ancora sui minimi di periodo proprio in questo istante sotto area 1,28, esattamente 1,2777. Confermiamo anche in questo caso i nostri target ribassisti per le prossime ore, i primi dei quali in area 1,2741, 1,2702. Livelli da monitorare soprattutto il comportamento dei prezzi su questi livelli di supporto. In caso di ulteriore cedimento non escludiamo assolutamente un possibile approdo anche fino a 1,2628. Andiamo a vedere un piccolo accenno anche sulle commodities che tratteremo poi stasera maggiormente nel dettaglio durante il webinar classico di ogni martedì diretta dai mercati di stasera alle ore 18. Ecco, per quanto riguarda un breve spunto sul Brent, una chiarissima tendenza ribassista che si è sviluppata nelle ultime settimane. Ecco, molta attenzione a questo doppio livello supportivo che era il nostro primo target ribassista evidenziato tra area 105,81, 105,03, raggiunto proprio nella giornata di ieri, dove a mio avviso è terminato un movimento direzionale ribassista. E vedete difatti con quale forza già nella giornata di ieri sono tornati i compratori sulla commodities. Attualmente siamo in area 107,40 e riteniamo che questo movimento rialzista potrà proseguire con convinzione anche nelle prossime giornate, con un successivo raggiungimento di area 110,79 e successivamente non escludiamo un approdo anche su livelli superiori. Ecco, da un punto di vista macroeconomico per la giornata odierna, ovviamente vi ricordo ancora una volta i risultati delle elezioni presidenziali che ovviamente potranno dare un forte impatto e far tornare anche una forte volatilità sui mercati mondiali e nello specifico ovviamente a Wall Street. Per quanto riguarda proprio i dati più importanti per la giornata odierna, da seguire tra circa 60 minuti alle ore 10.30, la produzione manifatturiera del Regno Unito su base mensile, previsioni che stimano una crescita allo 0,3%, e viceversa poi nel pomeriggio verrà pubblicato il PMI canadese, rivisto in questo caso in contrazione a 58,3 punti rispetto all'ultima rilevazione, quindi in discesa di circa un paio di punti. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.